Dal Vangelo secondo Marco. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a 2 di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 11, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Il Vangelo di oggi è piuttosto breve, siamo alla fine del Vangelo di Marco e ci troviamo dinanzi ad una sintesi, ad un riassunto delle apparizioni del risorto, probabilmente un'aggiunta al Vangelo di Marco. Ma siamo anche giunti alla fine della settimana in Albis, l'ottava di Pasqua. Abbiamo ascoltato nei Vangeli di ogni giorno le apparizioni del risorto e oggi Marco ci dà una sintesi, ci fa un riassunto e sottolinea la durezza, l'incredulità, la durezza di cuore degli apostoli, di coloro che avevano condiviso tutto con Gesù, lo avevano visto operare, compiere i miracoli, predicare, perdonare i peccati. E adesso sono loro proprio a non credere all'annuncio delle donne, all'annuncio di Maria di Magdala. Ecco una finale che ci mette un po' in crisi, ecco, dopo questa Pasqua, dopo questi giorni di festa, questi giorni di esultanza, ma oggi di nuovo siamo messi di fronte a quella difficoltà di credere che Gesù è veramente risorto. Una sollecitazione che dobbiamo accogliere, dobbiamo fare nostra, e per non cadere nella tentazione degli apostoli, che è quella di non credere ai racconti della risurrezione, ai racconti dei testimoni, ecco, proviamo nell'esperienza quotidiana, cristiana, di ogni giorno a fare esperienza di Gesù risorto, per poi annunciarlo agli altri e trovare proprio in questo annuncio della risurrezione di Cristo la chiave di svolta di tante situazioni ombrose, dolorose, sofferenti della nostra esistenza.